Buongiorno e bentrovati su Parresia. Questa settimana è il turno di Lauren Singer, attivista ambientale classe 91 e pilastro della comunità Zero Waste. Se siete curiosi di conoscere la sua storia, allora lasciateci un like e iscrivetevi al blog. Durante i suoi studi alla New York University nel 2012, inizia un percorso di transizione verso lo stile di vita Zero Waste e decide di documentare la sua esperienza. Apre così il suo blog Trash is for Tossers e raccoglie intorno a sé migliaia di utenti con cui condivide l'amore e il rispetto per il pianeta. Cosa significa per me essere zero waste? Scrive la ragazza nella sua bio. Semplicemente non produrre nessun rifiuto, non mandare niente alla discarica e non buttare nulla nel cestino. Ed è proprio in queste poche righe che si concentra l'essenza della strategia di gestione dei rifiuti teorizzata da Paul Connell, che si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti, ma come risorse da utilizzare come nuove materie prime. Ma com'è possibile applicare questo metodo dai tratti utopici nella vita di tutti i giorni? Lauren ce l'ha fatta e oggi insegna a milioni di persone in tutto il mondo come farlo. Perciò, se siete curiosi di capire come lasciare il segno nel pianeta per una volta nel modo giusto, allora seguite il suo blog e lasciatevi trasportare dal movimento Zero Waste.